Bentrovati da Fabio Panchetti alla sesta e terz'ultima tappa del Giro del Delfinato. Comincia la tre giorni di montagna sulle Alpi che deciderà questa edizione numero 75, anche se Jonas Vingegaard, dopo l'assolo di ieri, sembra aver messo già le cose in chiaro. Quattro gran premi della montagna, tre dei quali negli ultimi 30 km, oltre 3.000 metri di dislivello. Arrivo in salita gli ultimi 2,3 km al 6,6% per arrivare alla quota 1218. Tappa che viene presto caratterizzata da una fuga di 14 corridori che prendono subito un bel vantaggio. Tra questi 14 anche i nostri Bajoli e Trentin. Zimmermann, il tedesco della Intermarché, quello più vicino in classifica, si fa per dire, è a oltre 6 minuti. Intanto si riapre del tutto la classifica riservata agli scalatori in virtù dell'abbandono di colui che la comandava, Donovan Grondin. Al traguardo volante dei meno 29 al traguardo, il protone di testa conserva un vantaggio attorno al minuto e 30 sul gruppo, dove se ne sta tranquilla la Jumbo Visma, va bene così a Vingegaard. Lavora invece sotto la 1X del giovane Johannessen. Sulla vetta di Col de Saravi, l'attacco di Burgadò, Castrovieco che subito lo segue, poco più avanti arriva anche Zimmermann, mentre resta a metà strada in sostanza Andrea Bajoli, che con Zimmermann si era gettato in caccia del duo di testa. Si ritrova nel quartetto dei più immediati inseguitori, dove c'è anche Matteo Trentin, ma non sembrano questi quattro avere grandi gambe. Siamo sulla penultima salita, Côte de Notre-Dame de Bellecombe, 3,2 km al 6,1%. Stanno lì assieme i tre davanti, dietro si muove Elissonde, controlla Vingegaard con i suoi uomini della Jumbo-Visma. Il ritardo è sempre attorno al minuto e 30. Sulla cima al GPM transita per primo Mattia Burgadò, e a questo punto obiettivo almeno uno già raggiunto, ovvero è lui la nuova maglia Poix di miglior scalatore. Eccoci dunque sull'ascesa conclusiva, sulle primissime rampe si muove di forza Zimmermann, scava subito un po' di margine ma poi non riesce in realtà ad incrementarle. Quando siamo all'ultimo chilometro non sono affatto lontani Castrovieco, che è però abbastanza al gancio, mentre d'esperienza Burgadò comincia ad accelerare e ad avvicinarsi a Zimmermann. Accelera da dietro anche Vingegaard, che poi però si mette a sedere, se ne resta tranquillo. Negli ultimi 300 metri Burgadò raggiunge Zimmermann, sembra avere a questo punto la situazione in pugno, prova a lanciare la volata ma gli scoppiano subito le gambe, e scoppia invece di felicità Georg Zimmermann, meritorio vincitore di questa frazione numero 6. Secondo posto amaro per Burgadò, al terzo Castrovieco, staccato di 8 secondi, 48 secondi il ritardo del gruppo maglia gialla, regolato da un brillante Giulio Ciccone, un plotone in tutto di 19 corridori tra gli uomini di classifica. Da segnalare anche quest'oggi l'assenza di Godù e di Landa. Landa perde 1,02, Godù 1,13, e intanto Georg Zimmermann va a centrare la prima vittoria in stagione, la seconda in carriera. Aveva già colpito sempre in Francia al Tour de l'Aisne nel 2021, 12 vittorie in stagione per la Intermarché, che sta andando a segno da gennaio senza saltare un mese. L'ordine d'arrivo, la buona prestazione da rimarcare ancora una volta da parte di Giulio Ciccone, da ricordare anche che su questo stesso arrivo al Tour de l'Avenir del 2018 aveva chiuso in 18esima posizione Zimmermann in un gruppetto con Bajoli, Battistella e Joao Almeida, per la cronaca. La classifica immutata per ciò che riguarda le prime quattro posizioni, esce invece dall'alta classifica Groschartner, che era quinto, quest'oggi è giunto a 2,49. Mathieu Burgadò, come detto, passa in testa alla classifica riservata agli scalatori, conserva la maglia bianca di miglior giovane Mikkel Bierg, che anche quest'oggi ha sofferto e ha perso un po' di terreno, e adesso Tobias Johannessen è vicinissimo e a soli 2 secondi, terzo Champoussin a 16, assolutamente da seguire anche questa bella lotta per la maglia bianca, assolutamente da seguire anche e soprattutto la frazione numero 7.
Beh, il tappone, la Porte de Savoie, Col de la Croix de Fer, 148 chilometri. Il Col de la Croix de Fer è una salita mitica per il Delfinato, anche per il Tour de France. Fa il suo debutto come sede d'arrivo. Sono 13,1 chilometri al 6,1%. Staremo a vedere.